ogni giorno una violenza e la frequenza di accesso al codice rosa di Lucca nel 2017. Il dato è stato fornito in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Tabaccai nel mirino della criminalità. Due rapine ieri sera a Viareggio, una in via Pucci in centro e l'altra in via di Montracto. Il ministro Franceschini in Valle del Serchio, il ministro dei beni culturali presenta il suo ultimo libro e visita Casa Pascoli e la fortezza delle Verrucole. Due aziende vogliono il bricchettaggio, ci sono due offerte per l'acquisto dell'impianto di Gallicano, lo ha detto il sindaco David Saisi. Lo sport, basket, le mura riparte da San Martino Lupari contro le Venete al Palatagliate, la squadra lucchese prova a cancellare la cocente sconfitta patita contro lo Schio. Calcio, il Viareggio sul campo del finale in Serie D, i bianconeri secondi in classifica affrontano l'abbordabile trasferta sul campo ligure, il Real Forte a Rignano, il Seravezza ospita il San Donato, il Diviborgo riceve la Sanremese. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Oggi il 25 novembre è la giornata dedicata alla lotta contro il fenomeno della violenza sulle donne. Ci sono state tante iniziative in provincia di Lucca. Nel capoluogo ci sono stati due incontri significativi. Vediamo. A Lucca e in tutta la provincia quella di oggi è stata la giornata dedicata alla sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza sulle donne. Nel capoluogo la giornata è iniziata con un incontro promosso a Palazzo Ducale con gli studenti delle scuole superiori lucchesi. Poi i partecipanti si sono ritrovati in piazza San Michele. Dopo gli interventi dell'assessore alle politiche di genere del comune di Lucca, Ilaria Vietina, e di Marva Caracri, rappresentante del comitato Se non ora quando, sono partiti diversi cortei che hanno condotto letture itineranti attraverso le vie del centro storico. In piazza c'era anche un banchetto della Polizia di Stato. L'iniziativa ha permesso di avvicinare molte persone alle quali sono stati distribuiti vari opuscoli, tra cui quello della polizia dal titolo Questo non è amore e le rose all'uncinetto del codice rosa richieste anche da tanti uomini. Nel pomeriggio in Sala Tobino c'è stato un convegno promosso dal Panathlon Lucca. La dottoressa Piera Banti ha reso noti i dati relativi a quest'anno sull'accesso al codice rosa dell'ospedale di Lucca, il percorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Gli ultimi dati del codice rosa sono circa a partire dal 1 gennaio 2017 fino al 30 di settembre 2017 290 casi, di cui circa 30 minori. Possiamo dire grosso modo però, considerando anche le ultime settimane, un caso il giorno, di adulti o minori. E la percentuale a livello degli adulti è di circa l'82% donne, il resto uomini, mentre per quanto riguarda i minori le violenze si distribuiscono al 50% tra maschi e femmine. Al convegno hanno partecipato numerosi rappresentanti di associazioni ed enti e molti protagonisti del mondo sportivo lucchese. In questi giorni sono state inaugurate in Lucchesia molte panchine rosse, diventate insieme al fiocco bianco uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne. A Porcari è stata inaugurata questa panchina in piazza Felice Orsi, l'artista Elisa Fiumalbi ha inciso la scritta 1522 SOS Donna, il numero unico di emergenza da chiamare in caso di bisogno. È intervenuta alla cerimonia la Presidente del Consiglio Comunale, con delega alle pari opportunità Francesca De Toffol, che ha detto che c'è troppa omertà nel denunciare la violenza e spetta alle istituzioni diffondere questo messaggio già nelle scuole. Con la panchina delle donne, ha detto la De Toffol, vogliamo testimoniare il nostro impegno costante per tenere alta l'attenzione 360 giorni l'anno, anche nei confronti di altre forme di violenza, non fisica ma più psicologica. Adesso parliamo delle rapine che sono state messe a segno ieri sera a Viareggio ai danni di due tabaccai. C'è preoccupazione da parte dei commercianti per le due rapine avvenute a distanza l'una dall'altra in poco tempo nel tardo pomeriggio di venerdì. Una in via Pucci, presa di mira la tabaccaia aggredita e rapinata in centro, e l'altra poco prima in via di Montramito nella parte iniziale della strada. Ma c'è un problema di sicurezza in via di Montramito? Sì, molto, sì.
Praticamente la sera qui è terra di nessuno, l'illuminazione è poca. Qui c'è due o tre negozi praticamente che sono in balia della gente e c'è da me paura. E questa via qui proprio è riconoscibile, qualche anno fa non se ne parlava nemmeno così, e invece è stata proprio abbandonata, e quindi chiediamo di venirci incontro, già che è difficile gestire oggi come oggi un'attività commerciale se poi ci troviamo di fronte a tutti questi problemi. Dal momento che stanno facendo una viabilità della strada tutta nuova, chiediamo che ci vengano considerate anche noi, appunto con un po' di luci, levare quei dossi che sono insostenibili. Negli ultimi giorni sia il commissariato di polizia che i carabinieri hanno intensificato i controlli in città, soprattutto sul fronte dello spaccio. Il dato che tristemente emerge è l'aumento dello spaccio di eroina in linea con la tendenza nazionale, stupefacente, che crea una dipendenza devastante, come dimostra la sua storia di sostanza che ha falciato tra gli anni 70 e 80 un pezzo intero di una generazione. Il ripetersi dei furti nelle scuole, così come le aggressioni compiute da persone armate da siringhe, confermano il quadro davvero preoccupante. Per tutta la serata e la notte, pattuglie sia dei carabinieri che della polizia hanno dato la caccia ai due rapinatori o allo stesso che potrebbe aver agito sia in periferia che nel centro città. Adesso cambiamo argomento, andiamo in Valle del Serchio per la visita del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Partiamo da ieri, da venerdì. Franceschini ha presentato il suo, che è anche scrittore oltre che ministro, ha presentato il suo ultimo libro alla libreria Ubic di Lucca e poi in grande stile la presentazione al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Vediamo il servizio. Il Teatro Alfieri di Castelnuovo ha ospitato la presentazione dell'ultimo libro del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini nell'ambito della rassegna letteraria La bella estate continua in inverno. Ad accompagnare il Ministro la parlamentare Raffaella Mariani e il senatore Andrea Marcucci. In platea anche la senatrice Stefania Giannini, oltre a tantissimi sindaci e amministratori della Valle del Serchio, operatori culturali e rappresentanti di associazioni. Sul palco a fare gli onori di casa il sindaco Tagliasacchi, che ha ringraziato direttamente Franceschini per il progetto Ducato Estense, fondamentale per il recupero di fortificazioni estensi in terra di Garfagnana. Tra l'altro, dei 5 milioni di finanziamenti, 2 milioni e mezzo sono stati riservati proprio alla Rocca di Castelnuovo, dove soggiornò l'Ariosto per 40 mesi. La serata, condotta da Ilaria Giannini, ha visto anche la partecipazione dell'attore lucchese Alessandro Bertolucci nella lettura di alcuni brani del libro del ministro, che si intitola Disadorna. Beh, io ho raccontato storie che ho incontrato nella vita, storie vere, insieme a storie di frutto di immaginazione, e ho raccontato molte storie della mia terra, che è una terra, la pianura padana, piena di gente fantasiosa, strana, un po' folle anche, la terra di Zavattini, la terra di Fellini, la terra di Ligabue, quindi è la terra di Ariosto, quindi è veramente dove la fantasia si mescola con la realtà. Ma Franceschini come ha trovato il tempo per completare la sua ultima fatica letteraria? Beh, scrivere come è un atto di libertà, consente di andare in altri luoghi, vivere altre vite, essere altre persone, andare in altri tempi, quindi io negli spazi naturalmente che riesco a raggranellare dalla vita un po' complicata che faccio, me li uso tutti per scrivere, per vivere questa esperienza fantastica. E questa mattina, nell'ambito dell'importante progetto di recupero Ducato Estense, il ministro Franceschini si è recato in visita alla fortezza delle Verrucole a San Romano Garfagnana. La fortezza delle Verrucole avvolta dalla nebbia. Ecco il suggestivo panorama che ha accolto il ministro Dario Franceschini in visita alla storica struttura di San Romano Garfagnana. Il ministro, durante la sua visita, ha espresso il suo apprezzamento per la gestione della fortificazione estense da parte dei giovani che da tempo valorizzano questo luogo unico. Dopo il saluto del sindaco Mariani, c'è stato l'incontro al quale hanno partecipato gli amministratori coinvolti nel progetto Ducato Estense, incontro organizzato dall'Unione Comuni della Garfagnana e dal Comune di San Romano.
È l'occasione per fare il punto sul progetto del Ducato Estense, a cui la Garfagnana è riuscita ad agganciarsi. È un progetto importante che vede 5 milioni di euro in opere di valorizzazione dei beni culturali della Garfagnana. Siamo qua per fare il punto col Ministro, far vedere lo stato di avanzamento dei lavori e presentare le progettualità ulteriori per le realtà che ancora non sono rientrate nel progetto, ma che contiamo di far rientrare per creare un sistema di gestione integrato dei beni culturali della Garfagnana. Siamo orgogliosi di poter dimostrare questo che abbiamo realizzato, siamo qua anche con gli altri sindaci per sollecitare, diciamo così, una maggiore attenzione, un'ulteriore attenzione a questi territori, e speriamo che il Ministro, da persona competente qual è, sappia ascoltare le nostre richieste. Ma io credo sia importante quello che è stato fatto dal Ministro Franceschini, che dopo i finanziamenti che arrivarono per rocche e fortificazioni c'è stato il grande progetto sulle rocche estensi, sul Ducato Estense. La valorizzazione che è dimostrata dalle verrucole è un bel esempio per tutta l'Italia, e credo che su quell'onda tutta la Valle del Serchio e la Garfagnana possano avere grandi successi. Franceschini oggi si è recato in visita anche a Casa Pascoli a Castelvecchio, il servizio lo vedremo nelle edizioni di domani del TG Noi. Adesso torniamo a Lucca, anche quest'anno come ormai tradizione è arrivata in piazza San Michele l'installazione natalizia di Andare Oltre Si Può, l'associazione che opera nel campo dell'inclusione sociale. Stavolta si tratta di un presepe realizzato con specchi, immagini e luci, una struttura dal titolo Welcome Difference che invita ad osservare contemporaneamente la natività ma anche il proprio prossimo e ad accettarne le differenze. Alla presentazione, oltre ai rappresentanti dell'associazione, hanno partecipato anche l'arcivescovo Castellani e il sindaco Tambellini. Nell'occasione è stato presentato anche il brano Andare Oltre Si Può, nella sua versione rivisitata a 5 anni dalla sua prima pubblicazione. Torniamo in Garfagnana per parlare del destino dell'impianto di bricchettaggio di Gallicano. Fermo da 2 anni, il sindaco Saisi ha annunciato che c'è l'interessamento per acquistare l'impianto da parte di 2 aziende. 2 aziende sono interessate ad acquisire l'impianto di bricchettaggio di Gallicano, ormai fermo da 2 anni. Lo ha rivelato il sindaco David Saisi, ospite della trasmissione Dido. La società che ha gestito l'impianto fino al 2015 è in fallimento, ha detto il sindaco, ed il curatore sta valutando le offerte di acquisto. I nomi dei possibili acquirenti però il primo cittadino non li ha rivelati. Chiaramente i nomi non li posso fare, però vi posso dire che il primo progetto che ci è stato presentato riguarda sempre la lavorazione del pulper di cartiera, quindi di una parte del pulper di cartiera lavorato nella provincia di Lucca, e si tratterebbe di un'attività che andrebbe a separare le diverse componenti del pulper attraverso una lavorazione meccanica. Ma simile a quella che già c'era? Sarebbe abbastanza diversa, perché non produrrebbe nessun tipo di nuovo prodotto, quindi non ci sarebbe nessuna essiccazione di prodotto, ma sarebbe soltanto una separazione meccanica. Quindi non ci dovrebbero essere cattivi odori? Non dovrebbe addirittura aver bisogno di emettere nell'aria fumi, e quindi diciamo questa è una proposta che come dicevo l'abbiamo appena conosciuta questa settimana e che andrà approfondita, ma è un'ipotesi. L'altra sarà il prossimo giovedì, avremo un altro imprenditore che... Lei per ora non sa niente dell'altra? Non so niente dell'altra, però credo che sia più vicina alla lavorazione precedente. Di nuovo a Lucca, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, in collaborazione con l'Associazione Custodi della Città e la Soprintendenza, realizzerà in Via dei Fossi un percorso documentario sulla storia del pubblico condotto. È emerso dal convegno, organizzato proprio sul pubblico condotto, promosso dal Consorzio alla Casa del Boia. Attraverso una serie di pannelli illustrativi posizionati sui fossi verrà ripercorsa la storia dell'arteria idraulica, le lavorazioni per la seta, i lavatoi, i mulini, le tintorie e tutti gli altri aspetti legati alla crescita economica e sociale che si è sviluppata lungo il canale. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo.
negli ultimi dialoghi settimanali mi sembra che ho preso temi abbastanza impegnativi, però fanno bene alla vita, il Vangelo che passa attraverso le nostre riflessioni. Ma oggi vorrei affrontare una realtà più semplice, però profonda. I fumatori però non me ne abbiano. Avete sentito che il Papa ha detto basta, in Vaticano si vende più le sigarette perché fanno male alla salute. Lo diceva anche il mio nonno. Mio nonno diceva guardate che fanno male alla salute e al portafoglio fumare. E allora il dottore ti dice allora ma lei fuma, lei beve, lei ha una vita un pochino strapazzata. Perché ho detto questo? Sentite, c'è un mio amico vescovo, è un fumatore incallito, dopo un'oretta, un'ora e mezza che siamo in riunione comincia a agitarsi, va a fare la sua fumatina e allora va a finire in ospedale, la sua gente dice ma il nostro vescovo fuma un po' troppo, gli fa male alla salute e si trova così a chiacchierare con alcune persone, dopo che esce dall'ospedale fumava la sua sigaretta, una signora comincia a fargli questa predica, gli dice basta vescovo, sa che fumare fa male e giù la finiva più, poi gli dice senta vescovo, ogni sigaretta che fuma sono 10 minuti di vita in meno. Il vescovo gli fa la sua fumatina, poi dice signora ma lei non sa una cosa, lei risentita dice cos'è che non so, senta non sa questo, mi ha detto ogni sigaretta che fuma 10 minuti di vita in meno, sappi che sono 10 minuti di vita eterna in più pari pari, a questo punto ecco dico il mio vescovo amico scherza, cari fumatori vedete un po' voi come cavarvela, buon auguri a tutti fumatori. Ed è tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità, poi la pagina sportiva del TG Noi.